Seconda gara, secondo pareggio per l'Italia di Prandelli, che va in vantaggio con Pirlo e viene raggiunta dal gol di Mandžukić. Analizziamo le fasi salienti. Nel primo tempo, le iniziative di Pirlo e Cassano spezzano più volte la difesa croata. Qui Cassano riesce a servire Marchisio in un corridoio affollato e largo circa 4 metri. Lo juventino è lucido nel mettere fuori causa l'intervento di Cerna, ma calcia due volte addosso a Pleticos. Dopo le conclusioni di Cassano, Marchisio e Balotelli, gli azzurri passano in vantaggio. La posizione sembra impossibile, ma con il destro di Pirlo questo concetto tende a ridursi. Traiettoria perfetta ed azzurri sull'1-0. Nel secondo tempo, i ruoli si invertono. Gli azzurri si rifugiano nella loro metà campo e lasciano giocare la Croazia. Scelta fatale, poiché al 27esimo i ragazzi di Bilic pareggiano. Il cross di Strinic trova Chiellini fuori posizione. Mandžukić esegue un controllo perfetto e trafigge Buffon per il definitivo 1-1. Dopo l'esordio con la Spagna, gli azzurri hanno nuovamente giocato metà gara. Per approfondire, basta osservare alcune voci statistiche. Nella prima frazione, il predominio degli azzurri è certificato dal numero di tiri in porta. Inoltre, la percentuale di passaggi eseguiti nella metà campo croata rappresenta una prova inconfutabile della supremazia territoriale dell'Italia, così come il possesso palla. Nella ripresa, le parti si invertono. Gli azzurri abbassano il loro baricentro e le corsie laterali divengono territorio di caccia per gli esterni croati. Dal punto di vista strettamente tattico, c'è una spiegazione a questa inversione di tendenza. Il primo fattore determinante è la mossa di Bilic. Il tecnico croato costringe Maggio e Giaccherini a giocare costantemente uno contro due sulle corsie. Strinic e Cerna alzano il loro raggio d'azione e, con lo spostamento laterale di Mandžukić e Perisic, mettono regolarmente in difficoltà i terzini azzurri. Il gol arriva sull'errore singolo di Chiellini, ma l'Italia nella ripresa non ha avuto la necessaria consistenza a centrocampo per contrastare l'avanzata dei ragazzi di Bilic. Per Italia-Croazia è tutto e a me non resta che darvi appuntamento alla prossima lavagna. Ciao a tutti!